Let's go! La stagione 2019 del Trofeo Supercup entra nel vivo con il quarto appuntamento in programma sul circuito di Adria. Una sfida che presenta svariate novità, compresa quella delle gare notturne per offrire al pubblico presente per la diretta streaming uno spettacolo ancora più emozionante. Il format appositamente studiato per l'evento prevede la suddivisione dei concorrenti al via in quattro raggruppamenti, con le vetture facenti parte della classe Turismo 1 pronte a sfidarsi nella prima divisione. A farla da padrone un manipolo di Seat Leon Cup con i portacolori del team Ten Job, Alessandro Revello e Alfredo Di Cosmo, ed il duo composto da Fiorello e Lorenzo Fiore, al pari di Francesco Palmisano dell'Autostar Motorsport e di Fausto Flavi del team CPR. Il tutto senza dimenticare le due vetture del Six Engineers affidate a Massimo Paganini e Giorgio Fantilli e quella del JC Motorsport con Mariano Maglioccola. Sì, oggi fa veramente molto caldo e non so la macchina come si comporterà, perché penso che l'asfalto sarà alle stelle come temperatura. Stasera sicuramente ci agevolerà per la temperatura sicuramente più bassa. Abbiamo provato ieri, a parte la visibilità che è un po' fastidiosa, però sembra che la macchina funziona. È una macchina che adesso stiamo sistemando, perché abbiamo fatto la prima gara a Maggiore, abbiamo avuto un po' di problemi, quindi abbiamo fatto delle modifiche e vedremo come va. Da segnalare inoltre la presenza di Ettore Carminati su una Honda Civic 24 Special, della Golf affidata alla rookie Jochen Trettel e soprattutto l'interessante novità legata alla Peugeot 308 con al volante Massimo Arduini. Sì, per il momento mi sto divertendo, anche perché una gara notturna non la facevo da Misano del 2006, una cosa del genere, quindi sempre bello fare la gara notturna. Tanto caldo, sono 37 gradi, quindi in macchina si soffre, arriviamo a 52 gradi. Stiamo poi girando un reality per Peugeot Italia, dove raccontiamo il dietro le quinte delle gare, quindi poi il risultato sarà ininfluente, anche se per il momento siamo nelle prime posizioni. Ad ottenere la pole position è però l'Audi RS3 LMS di Jonathan Jacon, capace di soffiare in extremis, la migliore prestazione cronometrica alla 308 di Arduini. Sì, io sono nuovo su questo campionato qua, abbiamo cambiato due cose proprio l'ultimo stint, gli ultimi tre giri, e abbiamo trovato l'inghippo, possiamo dire. Let's go! Trofeo Supercup, tutto pronto qui sulla griglia di partenza di Adria per il via della quarta e ultima gara di giornata. Alle mie spalle le vetture della prima divisione che tra poco ci regaleranno 25 minuti all'insegna dello spettacolo. Tutto pronto dunque con le vetture che si lanciano sul rettifilo box per il via di questa gara 1 della prima divisione. Due ruote sull'erba, centro gruppo, si arriva alla staccata di curva 1 con il tentativo di attacco di Arduini, che si è portato al comando. Arduini è al comando, qualche difficoltà per Giacon per cedere la leadership al pilota della Peugeot 308, e dunque gruppo che ora si lancia verso la staccata di curva 2 con Carminati in terza posizione. Grandi prestazioni, grandi spettacolo per quanto riguarda queste potentissime vetture in pista. Ricordiamo che la prima divisione vede al via vetture della classe Turismo 1. Si va a chiudere dunque il primo giro di gara con Arduini in vetta e subito Jacon aggressivo alle sue spalle. Si prova a sfruttare l'uscita di curva andando anche oltre al cordolo. Vediamo in questo momento il Fiore e Palmisano, questa è la situazione di classifica. E attenzione perché Jacon adesso sfrutta l'uscita di curva 2, vetture fianco a fianco con Arduini, che per il momento sembra riuscire a rintuzzare l'attacco, ma si infila all'interno Jacon e sorprende Arduini con una staccata davvero al fulmicotone, si porta al comando. Grande attacco da parte di Jonathan Jacon, che dunque è riuscito a prendere il comando delle operazioni nei confronti di Massimo Arduini. E attenzione, qui c'è un contatto con Paganini nella ghiaia, Paganini che è venuto a contatto con Di Cosmo. Danni per le due vetture. Siamo al tornantino e dunque
ci deve essere stato evidentemente un contatto nel momento in cui Di Cosmo ha tentato il sorpasso nei confronti di Paganini. E dunque due protagonisti fuori scena, a questo punto inevitabile l'ingresso della safety car. Vedete il cartello che indica ai piloti l'ingresso della safety car, mancano 16 minuti esattamente alla bandiera scacchi. Siamo giunti nel corso del sesto passaggio. Jonathan Giacon al comando, Massimo Arduini in seconda posizione. Adesso si procede anche con l'intervento sempre con gli istintori. Servato alla Gran Turismo, intanto è rientrata in box la safety car, si riparte in questo momento con Giacon che precede il gruppo, poi le sue spalle Arduini, staccata di curva 1 con Arduini all'esterno. Vediamo anche la battaglia per la terza posizione, green flag come vediamo in sovraimpressione con Carminati che tiene a bada Jochen Trettel, poi Maglioccola a sua volta in quinta posizione, subito tenta l'allungo Giacon in questi 7 minuti che ci separano dalla bandiera scacchi. E attenzione lungo qui Carminati, e attenzione Jochen Trettel che ne approfitta per scavalcarlo, i due quasi si sfiorano con Carminati che tiene duro, si toccano le vetture, Carminati tiene la terza posizione dopo questa piccola incertezza e conducendo la gara per alcune tornate. Ora è il momento di salutare il trionfo di Jonathan Giacon che dunque celebra nel migliore dei modi il proprio debutto nel trofeo Super Cup, andando a cogliere il successo di gara 1 nella prima divisione. Va a vincere Jonathan Giacon, transita sotto la bandiera scacchi, bel secondo posto anche di Massimo Arduini, poi volata per la terza posizione con Carminati che è la meglio con soli 6 decimi di margine nei confronti di Jochen Trettel. Vediamo la classifica dunque: Giacon, Arduini, Carminati, Trettel, Maglioccola, Fiore, Fantilli, Palmisano e Di Cosmo. Questa è la graduatoria finale di questa gara 1. Mario D'Ayala che va a premiare Ettore Carminati, quindi arriva ora il turno di Massimo Arduini. Ed ecco la coppa per il vincitore di giornata, Jonathan Giacon. Let's go! E siamo di nuovo sulla griglia di partenza del trofeo Super Cup con le vetture della prima divisione pronte per prendere il via in quello che è un po' l'appuntamento più atteso con i bolidi della Turismo 1 che tra poco si daranno spettacolo in occasione degli ultimi 25 minuti di gara. Box, vetture che si lanciano dunque sul rettifilo principale, tra qualche istante l'accensione dei semafori verdi che daranno il via alle ostilità per quanto riguarda questa gara 2 che scatta in questo momento con Giacon che mantiene il comando dell'operazione, subito Carminati che può sfruttare lo spazio dinanzi a sé per cercare di affiancare l'Audi RS3 di Giacon. Si arriva alla staccata di curva 1 con subito Trettel che allarga la propria traiettoria e costringe Carminati ad andare oltre il cordolo, si infila Mariano Maglioccola in terza posizione, battaglia ruota a ruota con Carminati il quale però infila una grande staccata di prepotenza andando quasi a ridosso della seconda posizione di Jochen Trettel, mentre dietro è battaglia accesissima fra Trettel, Carminati e Maglioccola. Subito un considerevole margine di vantaggio per Jonathan Giacon con Carminati aggressivo alle spalle di Jochen Trettel. Honda Civic contro Golf 2000 in questo frangente. Subito un altro passaggio davanti per Giacon in 1.22.8, poi Trettel e Carminati rispettivamente in 1.23.4, 1.23.1, poi transita anche Maglioccola e arriva anche questo gruppetto indiavolato capitanato da Alessandro Revello. Intanto un contatto con Palmisano che va a girarsi al tornantino, si sono toccati Palmisano e Fiore si sono toccati, c'è anche un detrito in mezzo alla pista, è ripartito Palmisano. Intanto Giacon mantiene stabile il suo margine, adesso è perso qualcosina nei confronti di Jochen Trettel, sono 6 secondi 7 a dividere i due. Ultima curva per Jonathan Giacon che dunque transita sotto la bandiera scacchi e va a vincere Jonathan Giacon questa gara 2 della prima divisione. Bel risultato anche per Jochen Trettel
che si aggiudica il secondo posto, poi arriva Ettore Carminati in terza posizione, transita anche Revello in sesta, doppiato. Vediamo anche gli arrivi di Maglioccola e di Fantilli, vediamo, ecco la classifica finale con Giacon, Trettel, Carminati, Maglioccola, Fantilli, Revello ritirati, Palmisano, Fiore,